Buonasera a tutti, sindaco, colleghi consiglieri, assessore, ai rappresentanti delle associazioni. Volevo prima di tutto rispondere, poi entrare nel merito della questione, sia al consigliere De Lilla che al consigliere Del Sordo, il quale l'ha vissuta, De Lilla un po' di meno. Noi semplicemente abbiamo informato la cittadinanza di quello che doveva fare il sindaco, che dovevate fare voi. Quindi noi non abbiamo strumentalizzato niente. Continuiamo. Chiedo scusa a qualcuno. Consigliere Del Sordo, può spegnere il microfono, per favore? Sì, perdonatemi. Ok, grazie. Prego, Quindi consigliere dicevo, Manzano. quello. Grazie, Presidente. Quindi quello che dovevate fare voi e che doveva fare all'epoca il sindaco. Abbiamo detto no a questo mega impianto di compostaggio e continuiamo a dire no a questo mega impianto di compostaggio per le questioni che andrò dinanzi a spiegare, ma sono state ampiamente spiegate e ho apprezzato tanto, e parere personale, sono stati gli interventi più esaustivi dei rappresentanti delle associazioni. Quindi, detto questo, ci tenevo anche a sottolineare una cosa, che quindi oggi abbiamo la responsabilità di parlare e di discutere del compostaggio. Quindi, per quanto riguarda tutto il resto, centrale turbogas, il discorso della lufa, che personalmente io non c'ero, la maggior parte dei consiglieri di maggioranza non c'erano, quelli di opposizione non c'era nessuno, parliamo di cose approvate 15-20 anni fa. Mi farebbe piacere che gli esponenti dell'allora centrosinistra, e qualcuno c'è in aula, insieme a qualche esponente di centrodestra, se si confrontassero pubblicamente, ma giusto per onor della verità, pubblicamente, con un confronto, un dibattito dove c'è il contraddittorio, almeno sappiamo anche chi è stato a autorizzare, perché per quanto mi riguarda non me ne frega niente, centrodestra, centrosinistra, io personalmente non avrei mai appoggiato nel discorso della turbogas, né tantomeno della lufa, come oggi non appoggio questo mega in compostaggio. Quindi questa è la premessa. Detto questo, importantissimo sottolineare un altro aspetto, che diciamo, sia i pareri, la delibera di indirizzo, le autorizzazioni sono state date nel mentre Francesco Miglio era sindaco di San Severo, Francesco Miglio era presidente della provincia, Michele Emiliano, presidente della regione. Punto. Quindi questo è quanto. Poi tutto il resto proviamo, vediamo, ma l'aspetto, diciamo, politico decisionale è così. Quindi questo è importante, anche perché, caro consigliere De Lilla, tu non c'eri, ma ti garantisco che è stato fatto tutto in sordina, non è stato mai discusso all'interno delle commissioni. Parlo della delibera di giunta targata Miglio, non è stato mai discusso in aula a consigliare, l'opposizione non è stata mai in qualche modo, cioè, non c'è stato mai, ma veramente zero. Quindi è stato bravissimo, perché su questo è bravissimo il sindaco a fare tutto in sordina. Tra l'altro, posso dire, diciamo, perché forse ve lo siete dimenticati, ma io lo ricordo bene, il consigliere Stefanetti all'epoca si fece promotore per quanto riguarda, e io ho subito appoggiato il consigliere Stefanetti, per la costituzione di un comitato cittadino che ha chiesto il referendum popolare. Ovvero abbiamo chiesto di far decidere ai cittadini in merito al compostaggio. Ovviamente è protocollata, è stato fatto anche per mezzo stampa, ovviamente il sindaco non l'ha minimamente presa in considerazione. Altrettanto hanno fatto diverse associazioni, tra cui COTAS e D'Amico, lo stesso Carmine Socio, ricordo bene le loro battaglie, il sindaco non l'ha minimamente presa in considerazione. Quindi oggi ci ritroviamo in questa situazione. Detto questo, noi siamo favorevolissimi alla chiusura del ciclo dei rifiuti, ma non a questo impianto di compostaggio. E spiego il perché. Si parlava di statale 16, poi là interpretativa la cosa, perché secondo me una statale 16 che è oggi congestionata rispetto al traffico, quindi ci sarà un via vai, come ha detto il sindaco e gli altri, di mezzi pesanti che scaricano, c'è il discorso. Quindi non della doppia corsia, semplicemente dell'allargamento, però se ne parla da tanti anni, di concreto ancora non c'è nulla.
Quindi per quanto mi riguarda potrebbe essere anche un problema di viabilità, quindi interpretativa, per quanto riguarda il discorso della statale. Ma è l'ultimo dei problemi, perché c'è il discorso del sovradimensionamento rispetto alla produzione dell'ambito territoriale, che è di circa 15.000 tonnellate, se non erro, rispetto a un compostaggio di 60.000 tonnellate, che significa che dovremmo raccogliere la monnezza di altre città e di altre regioni. Punto. Su questo il comune non ne ricava nulla, perché è semplicemente un business imprenditoriale, quindi del privato. Parliamo adesso del privato, perché è importante sottolineare, così come ha fatto giustamente, ribadisco, uno dei rappresentanti delle associazioni, Carmine Socio, ha parlato di interdittiva antimafia, mancanza di inserimento nella blacklist, io so cosa significa, quindi prefettura, ministero dell'interno. Poi questi soggetti, questi privati, sono stati condannati, cioè capite di che cosa parliamo, condannati in via definitiva per corruzione e tangenti. E mi fa specie che il sindaco Miglio si va a sedere con queste persone, che rappresenta la gente per bene. Chiaro? Quindi capite di che cosa parliamo, che garanzie vi possono dare. Ma al netto di questo ci sono altri problemi. Il problema della Lufa Service, ribadisco, che poi dobbiamo vedere chi ha approvato tutte queste cose. Mi farebbe piacere ascoltare da chi all'epoca era un rappresentante politico la verità, però il dato di fatto è che c'è stato, oggi ci sono delle indagini per disastro ambientale. Quindi chi mi garantisce che in quei cioè lo stato dei terreni, se sono stati contaminati, sono stati fatte delle analisi, chi ha prodotto queste analisi è lo stesso privato che ha chiesto l'autorizzazione. Quindi in questo caso lui è il controllato e il controllore. Ditemi voi. Quindi per quanto ci riguarda, nella nostra delibera noi diciamo chiaramente no a questa tipologia di compostaggio e facciamo riferimento al principio di precauzione, ovvero il principio di precauzione si usa quando c'è un potenziale rischio ambientale e potenziale rischio ambientale per la salute pubblica, se non è. Quindi, siccome qua di situazioni paradossali ce ne sono tante, quindi invito tutti a tenere in considerazione il nostro deliberato, perché nel vostro non è inserito, è inserito nel corpo del deliberato, che è diverso. Quindi, quello che vi dico, se veramente avete intenzione, perché io ancora non capisco il perché, e me lo dovete spiegare il perché la nostra delibera non vi va bene e oggi ci chiedete di approvare la vostra delibera dove non è chiaro l'inserimento del principio di precauzione. Quindi vi chiedo di spiegarmi il perché si potrebbe pensare nell'eventualità a un discorso, per esempio, anche di tipo anaerobico, che avevo preso tipo anaerobico, dove non si sprigiona nulla in atmosfera, non ci sono emissioni in atmosfera, anche perché io ho letto, la convenzione, chiedo scusa proprio, oh perfetto, quindi in convenzione è inserito una penale di 1.000 euro per ogni giorno in cui si dovesse verificare anche un solo evento di superamento dei limiti di emissione, quindi 1.000 euro in giorno, significa che se per 10 giorni ci sono superamenti di limiti di emissioni, questa società dovrà riconoscere al comune una somma pari a 10.000 euro. Parliamo di un qualcosa che fatturerà milioni di euro all'anno. Quindi un altro problema. Fondamentale è il discorso pubblico, dove abbiamo la garanzia di controllo. Io apprezzo tantissimo, mi sono anche confrontato, sia con l'amico Tricarico, con lui. Però un discorso è il pubblico, un discorso è il privato controllato dal pubblico, che per me non è la stessa cosa, ed è fondamentale anche questo aspetto. Quindi il problema è che noi le cose le dobbiamo fare, non dobbiamo dire di farle e poi non le facciamo. E parlo in generale, anche perché, non più tardi di ieri, non c'entra nulla, ma
fatemelo dire. Io ho chiesto all'interno delle commissioni, dove aveva chiesto l'intera commissione di valutare le economie da destinare ai cittadini di San Severo, ad oggi, ieri, non sono passati dei mesi, ancora dirigenti e assessori non ci hanno dato dettagliatamente, non ci hanno detto quali sono e quante sono queste economie da mettere a disposizione dei cittadini. Quindi, se permettete, io sempre questo, voi parlate di strumentalizzazione, io onestamente dall'altra parte non è che vedo questa reale volontà, anche perché ribadisco e spero che nei prossimi interventi mi dovete dire il perché la nostra delibera non va bene. Si poteva pensare di integrarla con la vostra, con gli emendamenti che sono stati presentati. Invece no, siete venuti qui a dire no, togliamo la vostra e mettiamo la nostra. Io non so se è un qualcosa di correttamente, ma politicamente, cioè, ci confrontiamoci anche con qualcuno un rapporto personale. Io certe volte veramente che non vi capisco. Quindi, per quanto mi riguarda, bisogna dire assolutamente no a questa tipologia di compostaggio per tutte le questioni che ho spiegato io, che hanno spiegato meglio i rappresentanti delle associazioni. Detto questo, quindi, pretendo dal sindaco che dica chiaramente no a questo compostaggio, lo dica votando la nostra delibera dove è inserito il principio di precauzione, e lo dica a tutti, quindi va bene anche il discorso della provincia. Lo dica Emiliano, lo dica a chiunque, che poi sul discorso Emiliano volevo dire una cosa, semplicemente. Dica anche Emiliano, sindaco, di non permettersi più. Consigliere Manzaro, se vi accongute, per favore, grazie. Sì, grazie. Poi diciamo che, presidente, totale rispetto di lei, il sindaco ha parlato un'ora e nessuno l'ha interrotto. Comunque, quindi stavo dicendo cortesemente, nel contempo, dica a Michele Emiliano di non permettersi più di associare la festa patronale alla criminalità organizzata, alla mafia, perché non è assolutamente vero. E nessuno di voi ha preso posizione, lo ha fatto in TV nazionali. In TV nazionale. Poi se arriva Salvini, si fa la foto con l'immaginetta della Madonna e soccorso, apritici il brutto, il cattivo e il delinquente. Al netto delle posizioni politiche, io credo che la nostra festa, che è il nostro orgoglio, debba essere valorizzata e soprattutto difesa, ciò che voi non avete fatto. Comunque andiamo avanti. Quindi, per quanto mi riguarda, io chiedo all'intera Assise di votare la nostra delibera così com'è, nell'eventualità si può pensare di aggregare, di aggiungere l'emendamento o eventualmente anche il corpo del deliberato, che poi praticamente anche il deliberato della maggioranza, 4,5 pagine di premessa e mezza paginetta di deliberato, dove non è chiaramente inserito il principio di precauzione, che così come dico io, però potrei essere di parte, ma come hanno detto le associazioni di categoria, quindi sia Carmine Socio, sia l'ingegner D'Amico, che l'altra ragazza che non ricordo, che ha fatto un intervento bellissimo, Montemitrio. Quindi cerchiamo di veramente essere, anche politicamente corretti, perché se permettete, penso di avere un rapporto con tanti di voi e nessuno di voi mi è venuto a dire, considerando che sono uno dei firmatari, Giuseppe, questa è la nostra idea, perché non la integriamo, non la valutiamo, no, come avete fatto, come avete sempre fatto, come ha sempre fatto il SIN, bisogna concordare, bisogna condividere, bisogna fare, poi nell'atto pratico si fa il contrario, per non dire altro. Va bene, grazie presidente, grazie a tutti. Grazie consigliere Manzaro. A chi si deve dire?